Ciao ragazzi, oggi sto andando a recuperare una vecchia Graziella. E sono in macchina, fa un caldo devastante. Infatti, adesso riaccendo il condizionatore, l'ho spento solo per fare questo video, se non c'era rumore. Una vecchia Graziella rossa, bellissima per mia moglie. Anche mi sono preso bene vedendo dei video di un ragazzo, magari vi metto il link qua sopra, che ha fatto il giro dal Piemonte alla Norvegia in Graziella. Quindi mi sono preso bene, ho detto ma quasi quasi mi piglio una Graziella, vedo se farci qualche modifica, se vale la pena, se la faccio diventare elettrica. Non lo so ancora, però ci devo studiare e intanto me la compro. Era tenuta bene. Ragazzi, missione compiuta. Qua dietro c'è il nuovo bolide che vi farò vedere tra poco. Adesso quando arrivo a casa ci vorranno 40 minuti perché ero dall'altra parte completamente della città. Lo monto e vi faccio magari una clip per vedere come funziona e poi ci studiamo qualcosa da farci insieme. Beh, che ne dite? Bella vacanziera, no? Adesso la porto sotto in garage e domani gli do magari una rinfrescata. Ciao a tutti. Beh, dai, ci sta, carina. Ho dovuto poi smontare le pedivelle, come vedete qua. L'ho tolta. Bisogna togliere questi perni ai pedali. E dentro la pedivella, questa qua, che si mette da questo lato, poi si blocca il pedale, aveva le ghiere completamente distrutte e piegate. C'erano le sfere, ma erano poche le sfere rispetto a quelle che dovevano esserci dentro, quindi non so esattamente cosa hanno combinato con questa bici, però dovremmo sistemarla e comprare una nuova movimento centrale, costa sui 5 euro. Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio continuare a modificare la vecchia Graziella che ho comprato da un nonnetto qualche tempo fa. All'inizio aveva questo sellino che, come vedete, è in condizioni abbastanza pessime. Era quello originale e pesa un delirio, pesa veramente un mattone, non lo so che cavolo si erano inventati, ma è veramente un mattonazzo. Le ho montato sì il monopattino, ma non è fatto assolutamente per pedalare, veramente scomodo. E quindi ho comprato questo qui al Lidl e andremo a provarlo e a metterlo. Questo qui dovrebbe essere più comodo, anche la zona a portanza è differenziata per le chiappette. Per aprire il sellino andremo a usare le nostre chiavi a cricchetto con bussole da 3 ottavi e un quarto. Ho letto tutto anche se non era necessario, sono fatte più o meno così. Vi lascio in descrizione delle chiavi simili. Sono molto comode perché c'è la chiave che gira solo in una direzione. Ok, perfetto, come vedete si è svitato molto in fretta. Andiamo a vedere questo qui, ergonomico, memory foam, 5 zone di portanza differenziata, grip, boh, penso qua in mezzo. E flusso d'aria che passa in mezzo alle chiappette, quindi è proprio comodo e rilassante. Eccolo qua, dentro ci sono anche dei manualetti di istruzione che non andremo a leggere. Il sellino è fatto uguale a quello del monopattino, però come vedete è molto più sottile e quindi più comodo per muovere le gambe da questi lati. La chiave a cricchetto qua si inserisce solo da una parte, mentre lì avevo due bulloni. Un ottimo lavoro.